Music Team Radio. Music Team Radio. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. See you in the moon.
Buon pomeriggio, buonasera amici di Music Team Radio, in diretta come sempre dallo studiolo di MTR, oggi con un artista che mi venne presentato da un guru, come li chiamo io, Salvatore Imperio, che per quanto riguarda gli artisti indipendenti non ne ha mai sbagliata una, non ne sbaglia nemmeno adesso. Infatti ho qua il piacere e l'onore di avere in collegamento telefonico, distanziati ovviamente, Andrea Basso. Buon pomeriggio Andrea, buonasera. Buonasera a te e a tutti i gentili radioascoltatori, è un piacere mio essere vostro ospite in questa intervista. Allora, la prima domanda che ti devo fare, Andrea, è raccontare proprio chi è Andrea Basso. Beh, chi sono io come artista? Ho scelto di usare il mio nome personale come artista perché ho cercato di veicolare attraverso la musica quelle che sono le mie emozioni, i miei stati d'animo, i miei momenti di vita, ricordi, emozioni. Quindi ho cercato di dare alla mia immagine artistica praticamente la spiegazione di quello che sono io a livello emotivo. E facendo questo ho scelto di usare il mio nome come nome artista perché in quel momento sono io che mi esprimo attraverso la mia musica come una, per quello che provo, per quello che sono e che sento, quindi faccio della mia musica una cosa molto intima e personale e mi piace molto questa idea del condividere le emozioni che provo attraverso la musica. E ti viene secondo me molto bene. Parleremo più avanti dell'intero album che è uscito da poco, ma prima di questo ti voglio chiedere come stai vivendo dal punto di vista prettamente musicale questo periodo. Dal punto di vista personale immagino come tutti chiusi in casa se non casa e lavoro, per il punto di vista musicale credo che sia veramente differente. Raccontaci come stai vivendo. Questa pandemia ha influenzato molto i miei piani musicali, miei e del mio gruppo, perché ci siamo ritrovati all'inizio dell'anno scorso a creare colleghi di una mia altra band, perché allora io personalmente come solista ho continuato a lavorare, essendo io nel mio studio non ho problemi causati dalla pandemia. Si è sentito molto l'assenza di possibilità di provare con altri musicisti, di avere anche uno scambio attivo di idee in studio, potendo invitare persone o andando da qualcuno. E mi manca tantissimo suonare dal vivo, penso che manchi a me come a tutti i miei colleghi, e questa mancanza di presenza del pubblico nella vita dell'artista può anche essere una cosa che porta un po' a venir meno alla voglia di provare. Diciamo che sta diventando difficile concentrarsi sui progetti musicali perché non si vede un orizzonte dove dici domani mi trovo con i miei colleghi oppure modo di far sentire questa canzone o vado a fare lezioni di canto e così via. Questa pandemia dal punto di vista artistico ha influenzato tanto, schiacciato tanto la vita, almeno personalmente mia come artista, anche perché mi sono ritrovato appunto sì come solista in studio ma anche con gli altri progetti di collaborazione al quale sto lavorando con l'altra band del quale faccio parte come voce, a essere sempre in studio, cioè che fossi io solista o in collaborazione con altri, sempre solo in studio, sempre solo io e Skype, io e WhatsApp per le chiamate, e questo ha fatto un po' mancare il lato umano e concreto della musica. Immagino. Ferisce da questo punto di vista la mancanza di poter portare sul piano concreto quello che è l'attività musicale. Esatto. Io volevo adesso parlare un attimo proprio dell'album da solista, perché non sapevo dell'altra carriera, chiamiamola così, nella band. Anzi, dopo ne parleremo. Si sta lavorando. Ne parleremo. Comunque parliamo adesso dell'album, perdonami il mio inglese, molto maccheronico, I Will Call You, credo si dica così. I Will Call You, sì. Che è uscito... che è uscito quest'anno, però io vedo che che è iniziato a lavorarci da 3 anni, possibile? Sì, io purtroppo non ho la fortuna di poter vivere di musica, quindi ho un'attività lavorativa
come dipendente che mi tiene impegnato metà giornata. E in ogni caso lo sviluppo del disco è stata una cosa molto ragionata. Tutto il processo creativo di ogni singola canzone, non usando un metodo matematico di approccio alla musica, non mettendomi là, devo scrivere la canzone 1, 2, 3 e decidendo a tavolino tutte le varie canzoni, ma facendomi molto guidare da quella che ritengo una mia personale ricerca musicale nei suoni, nei ritmi. A volte passavo giornate in studio a provare a registrare cose e non veniva fuori una traccia chiusa bene. A volte ho buttato giù due canzoni del disco nel tempo di un pomeriggio per canzone. Quindi diciamo che tra il fatto che avevo metà giornata da dedicare al progetto e dal fatto che fosse molto una spinta mia emotiva e personale istintiva nel produrre il disco, ha richiesto 3 anni di lavoro, sì. Sì, infatti il primo singolo risale proprio al 2018, per questo avevo collegato, almeno da quello che ho visto su Spotify. Come inserisci questo album? Lo so che è una domanda anche stupida, però perdonami, non mi piace mai etichettare come genere musicale, però era una mia, consideriamola una mia curiosità. Come inserisci nel contesto musicale di generi, proprio di generi musicali, questo album? Perché cioè, no, io non riesco a identificarlo. Allora, come inserire questo disco nel panorama musicale come genere? Allora, io l'ho vissuto come una fusione tra il mio pianoforte da palco che ho in studio e sintetizzatori e drum machine, quindi anche per le influenze musicali che ho voluto sfruttare gli artisti maggiori al quale mi rifaccio, penso che potrei chiamarla un'elettronica sperimentale non classica, perché c'è sì il pianoforte anche pulito, ma è più prevalente un aspetto elettronico, sintetizzatori, drum machine, drone, audio, effetti, loop, filtri. Quindi personalmente la classificherei come elettronica sperimentale il mio disco. Perfetto, chiarissimo. A proposito, parlavi di artisti cui ti rifai. Altra curiosità, quali sono? Beh, i principali artisti di riferimento per me sono dai super rock Muse ai più sperimentali di ricerca Radiohead, arrivando a finire per l'attività da solista di musica elettronica del frontman dei Radiohead che è Thom Yorke, arrivando a un artista che mi ha segnato tanto soprattutto per la scrittura di certi pezzi come My World e The Moon del disco, che è un artista islandese che fa neoclassica sperimentale che ho avuto modo di scoprire nel 2017, se non sbaglio, andandolo a vedere dal vivo a Milano, che è Olafur Arnalds, che è secondo me un ottimo riferimento per quello che è l'ambient sia elettronico che classico. E praticamente ho cercato di fondere queste visioni, il gruppo che mi ha cresciuto da quando avevo 14 anni col suo rock cattivo dei Muse in brani come Reclusion e così via, mettendo più cattiveria e cercando i pianoforti e i sintetizzatori in un ambiente più sperimentale. È comunque uno sguardo molto nord Europa centrico. Sì, dava questa sensazione, effettivamente dava questa sensazione, volessi, di musica molto, diciamo così, perdonami il termine, molto in alto in Europa. Adesso dobbiamo parlare di Reclusion, che poi subito dopo ce l'ascolteremo, che mi sembra già dal titolo molto, molto collegata al momento attuale. Beh, allora, Reclusion sembrerà un cliché, perché magari può sembrare un cliché dato il periodo e magari questo discorso appunto della pandemia che ha permeato l'ultimo anno e mezzo della nostra vita può far pensare che sia rivolta al momento che stiamo vivendo. No, Reclusion è stata a livello di ideazione pensata molto prima, quasi insieme al primo singolo come periodo. E poi io parto spesso e volentieri dallo strumentale, da tutto lo strumentale della canzone. Reclusion l'avevo ideata così, molto cupa, con queste percussioni molto incalzanti sotto, un po' tribali,
dark. E poi riascoltando e sviluppando lo strumentale ho ideato il testo, e per quanto possa sembrare che ricollega alla condizione di reclusione della pandemia, non è un cliché. Cioè, sembra che magari faccio con la risposta per dire no, non è. Invece è effettivamente così, è nata ben prima di questa triste situazione, e casualmente si sposa bene con quello che è il momento, ma lo ritengo una delle canzoni meglio riuscite del disco, personalmente. Io ne ho tre, una ce la siamo già ascoltata, The Moon, c'è appunto Reclusion che ci ascolteremo fra un po', poi c'è anche l'ultima che ci ascolteremo fra un altro po'. Adesso, se mi permetti, ci ascoltiamo Reclusion, poi subito dopo torniamo ancora qua in diretta con Andrea Basso. Since you are no longer here, I face all my fear. I'm faced and unarmed. I face them with my, them with my. Ever since you left, I can't rest anymore. Monster won't come in, they won't devour me, they won't devour me, they won't devour me. I feel alone in my home, the monster at the door of my kingdom. It's a stranger at the shore. It's a stranger at the shore, stranger at the shore. King, you were the queen, now I'm on my knees. The guillotine's ready for me, the guillotine's ready for me. If I was king, you were the queen, now I'm on my knees. The guillotine's ready for me, the guillotine's ready for me. Bentornati amici di Music Radio, sempre qua in diretta dallo studio di MTR con Andrea Basso, grande artista, gran personalità anche, quindi veramente un piacere averti qua con me oggi pomeriggio, stasera, io dico sempre oggi pomeriggio ma è sera ormai. Andrea, piacere che... tutto mio di essere vostro ospite. Andrea, che cos'è la musica per te? Allora, io ho sempre vissuto la musica sin da quando ero piccolissimo, uno dei più bei regali che mi hanno fatto
i miei genitori, quando ero davvero piccolo, è stato un lettore CD portatile con un disco di un gruppo vocale di Swingle Singers che rifacevano Bach. Io ho sempre vissuto la musica come un potente veicolo emotivo, ma nel senso che è un veicolo sincero. Quando, a mio parere, un libro o insomma altre forme d'arte portano a crearti un ambiente, una struttura attraverso il quale tu ti interfacci leggendo o giocando, se è un videogame o qualsiasi altra arte audiovisiva sia, ti portano a creare un ambiente dove ti trovi a tuo agio. Io ritengo che la musica sia qualcosa che tu senti e in quel momento ti si innesca qualcosa dentro. È molto, la trovo molto più di facile penetrazione nelle persone. La trovo, io l'ho sempre vissuto così, un brano, se mi ascolto il brano giusto in una giornata dove sono al top, la lacrimuccia di commozione mi scende. Se io sono in una giornata triste ma sento il brano giusto, me la cambia. Ho sempre vissuto la musica come una delle più forti leve emotive che esistono al mondo, e anche questa cosa che persone da tutto il mondo condividono e ascoltano generi musicali simili, che alla fine quello che l'idea che suona di quello che suona bene, di quello che può essere un brano rilassante un po' per chiunque, tranne casomai persone che apprezzano più appunto un genere che un altro, ma lo trovo proprio il linguaggio più universale, diretto, senza filtri, perché la persona appunto non deve interfacciarsi a delle parole scritte o deve vedere un film che magari richiede una trama da seguire. La musica la trovo proprio il ti siedi, premi play, lei parte e fa tutto da sola, cioè non devi riflettere, perché a volte non è neanche la voce che stai sentendo, ma degli archi, dei suoni all'interno del brano che proprio ti smuovono cose quasi a livello istintivo. Tante persone che ascoltano un brano e dicono questo mi smuove qualcosa dentro, ma non sanno neanche definire il come questo brano stia agendo su di loro, perché secondo me agisce a livello quasi inconscio, essendo una delle arti più antiche che ha l'uomo, quella della musica, partendo dalle canzoni, dalle semplici canzoni cantate degli antichi, fino ad arrivare oggi alle orchestre con i sintetizzatori e altro. La trovo una delle arti che più accomuna l'uomo a livello internazionale come capacità di trasmettere emozioni, veicolare messaggi e unire persone diverse sotto uno stesso unico grande cappello. Guarda, magari vedi a un concerto persone che non vedresti mai nello stesso locale, magari, però sono entrambi al concerto perché quell'artista gli piace in modo istintivo, una cosa naturale. Condivido totalmente appieno, veramente. Torniamo un attimo a parlare dell'album e io ti voglio chiedere prima, mi collego un attimo alla prima parte dove mi dicevi che c'è un'altra band e quindi questo qua è un progetto totalmente, diciamo così, totalmente solista, però ti voglio chiedere, hai il progetto di fare live, di fare musica live con questo album? E se sì, se sono la band che ti ha seguito nell'altro progetto? Allora, la mia idea personale è quella di fare un, se possibile, quando sarà possibile, pandemia permettendo, delle esibizioni dal vivo come solista. Ho già preparato tutta l'idea di esibizione, come deve eseguirsi, come deve svolgersi nel tempo. L'ho già ideata, perché mi piace l'idea del riproporre la mia musica direttamente alle persone, non restare solo, appunto, ricollegandoci alla prima parte, a ottenere questo feedback fisico, perché alla fine se io faccio il brano e il brano lo sente una persona su YouTube, su Spotify, su Tidal, quel che è, e mi scrive ah complimenti bravo, non è mai come vedere delle persone che apprezzano, magari ballano, si divertono a una tua esibizione dal vivo, è tutta un'altra cosa. Veramente, veramente. E sai, secondo me ne viene anche fuori un bel lavoro, perché è un album
intenso, mi viene questa parola, questo termine. Io me lo sono ascoltato un paio di volte per cercare i brani da mettere oggi e mi è piaciuto già il primo ascolto, ma il secondo ascolto ancora di più, quindi secondo me viene fuori veramente qualcosa di bello. Grazie mille. A proposito dell'album, è possibile acquistarlo in forma digitale o in forma fisica? Allora, digitale sui vari store come Amazon o Apple, se si vuole salvare su Spotify, sulle piattaforme di streaming, è possibile tramite il sito Bandcamp richiedere anche l'acquisto della copia fisica per chi è in questo momento, data la pandemia, fuori dal comune dove risiedo. Se invece si è dal comune si può anche venire a chiedere direttamente, ma per chiunque sia interessata all'acquisto del disco fisico è disponibile sul sito Bandcamp, si può procedere all'acquisto del disco e gli sarà inviata la copia fisica. Dove seguirti sui social? Così magari ti allora, scrivono anche lì. Allora, sui social sono presente su Twitter, su Instagram e su Facebook. Sono le piattaforme principali che sfrutto per comunicare con chi mi segue, con i fan. Perfetto. E Dimmi. No, niente, che il nome è molto facile, Andrea Basso Music. Si trova molto facilmente. Il nome che ho come riferimento, sì. Si trova molto facilmente come l'ho trovato io. Ci sono persone che devi particolarmente ringraziare? Allora, per ringraziare delle persone per il mio disco, vorrei ringraziare le persone, che sono tante, non sto a fare l'elenco, che mi hanno fatto vivere dei momenti di vita, dei ricordi, delle emozioni che mi hanno innescato la creazione di questo disco. Poi vorrei ringraziare anche quello che è stato il mio insegnante di pianoforte, di composizione, che mi ha presentato a un tecnico formidabile come Pelle, che si è occupato del mixaggio del disco. Vorrei ringraziare anche la mia insegnante di canto, Barbara Melotto, che mi ha seguito e consigliato nello studio delle voci, e il mio insegnante di pianoforte comunque è Mauro Marenghi. Vorrei ringraziare appunto Barbara Melotto, che è la mia insegnante di canto. Vorrei ringraziare Federico Pelle, che si è occupato dell'ottimo mixaggio e mastering del disco, gli ha dato un lustro straordinario. Vorrei anche ringraziare le persone più vicine a me, ai miei familiari, soprattutto i miei genitori, che mi hanno incoraggiato in questa che personalmente ho trovato un po' un'impresa, produrre un disco completamente da solo. Immagino. Perché alla fine ho proceduto io personalmente all'acquisto di tutto il materiale, farmi lo studio da zero proprio, fisicamente costruirmelo e poi produrre il disco. Fantastico, fantastico davvero. Andrea, ti faccio una domanda, permettimi il termine, bastarda. Perché qualcuno che non ti conosce, dopo queste belle quattro chiacchiere con te, dovrebbe iniziare a seguirti e magari comprare il tuo disco? Perché qualcuno dovrebbe iniziare a seguirmi e magari acquistare addirittura il disco? Beh, il disco perché è bello. Tolta. È vero. E poi perché è nell'insieme, il disco, io come artista cerco di veicolare secondo me un messaggio musicale. Sono molto spontaneo dal punto di vista musicale, quindi penso di poter comunicare qualcosa se qualcuno vuole provare della musica un po' diversa da quella che circola normalmente nelle principali radio, perché appunto sono io che sono partito col mio studio e lo trovo un lavoro molto personale e intimista. Una sola ultima cosa, perché mi sono dimenticato in velocità, certo. Devo ringraziare tantissimo anche l'artista Mordic Vale, che è colei che ha lavorato a tutti gli artwork dei singoli e la copertina del disco. Ah, giusto, che anche, solo, esatto, la copertina, anche solo l'artwork del disco o come tutto il merchandise che è presente sul mio store su Teespring, sempre Andrea Basso. E tutti i disegni sono opera sua, davvero un'ottima artista, anche lei la si trova su Instagram, su Facebook e così via. È veramente. E anche solo per avere il disco e dopo averlo sentirlo sui social, ma avere là il disco fisico con la copertina, è davvero un bellissimo lavoro, anche proprio grafico, all'infuori del disco audio e tanta roba anche. Assolutamente, condivido appieno, perché è la copertina che acchiappa subito ed è veramente bella, bella proprio di
al primo impatto, veramente. Siamo arrivati veramente in chiusura, io devo ringraziare Salvatore Imperio per questa bellissima opportunità che mi ha dato ancora una volta, dopo le tante. Dobbiamo parlare brevemente di My World e poi subito dopo ce l'ascolteremo e finiamo queste bellissime, veramente. Quattro chiacchiere che io le considero sempre quattro chiacchiere da bar. My World, beh, Andrea. My World è un brano che è stato, è stato vissuto con la velocità col quale si sviluppa. È un brano che punta a rilassare, è praticamente un lento zoom out di una videocamera dal soggetto, nella mia testa ero io, verso tutto il mondo, verso qualcosa di più grande. È proprio questa musica che pian piano introduce nuovi aspetti costantemente, era proprio per dare questa idea di zoom out, di scena sempre più grande, di qualcosa sempre di più, ma non in fretta, non con cattiveria, molto una cosa, un brano per rilassare, per portare a un'immagine più grande di quello che può essere la persona, così l'ho vissuta io quando l'ho scritta, e quindi mi piace anche come si sviluppa. Guarda, io lentamente, secondo me è la mia preferita, almeno senza secondo me, è la mia preferita. Ce l'ascoltiamo. Io, Andrea, ti ringrazio veramente enormemente. Qualsiasi novità fammela sapere, sono ben felice di divulgarla. Sarà fatto. Andrea, ti ringrazio, ciao ciao, vi lascio con l'ultimo brano di Andrea Basso. You're asking.
Music Team Radio. Music Team Radio.